Nuovo appuntamento con Primo Piano, il format targato Cusano Media Group che sceglie di approfondire ogni giorno una tematica diversa. Per la puntata di oggi ci concentriamo su quella che è stata notizia di apertura per gran parte dei quotidiani di stampa nazionale e internazionale, delle dichiarazioni rilasciate dall'ex presidente statunitense Donald Trump definite scioccanti, l'attacco diretto alla NATO. Putin può fare quello che vuole dei paesi che non rispettano i target di spesa che sono stati imposti prima nel 2014 e poi nel 2016. Partiamo da questo per analizzare la questione. Lo facciamo in compagnia di Gian Piero Gramaglia, giornalista che andiamo subito a salutare. Ben ritrovato e grazie per essere qui. Buongiorno Vanessa, grazie dell'invito e buongiorno a chi ci segue. Gian Piero, abbiamo cercato di riassumere un po' quella che è la questione che sembra aver attirato l'interesse della stampa internazionale. Donald Trump che torna nuovamente a mostrare quello che è un nervo scoperto a tutti gli effetti, no? Dei fondi della NATO, ma anche e soprattutto di questi stati europei che non rispettano il 2% del prodotto interno lordo da destinare alle spese per la difesa. Soltanto 11 su 31 paesi rispettano la soglia del 2%. Sì, la polemica su quello che in termine diplomatico si chiama il burden sharing, cioè la ripartizione del peso della difesa, è una polemica che attraversa tutta la storia dell'Alleanza Atlantica. La si ritrova nei documenti della NATO dagli anni 70 o anni 80 e regolarmente ritorna. Con la presidenza di Donald Trump, il tema tra il 2017 e il 2020 si era acuito e infatti con questo obiettivo del 2% del PIL nazionale dedicato alle spese per la difesa, un numero maggiore di paesi ha finito per adeguarsi, però restano un terzo del totale e senz'altro con l'amministrazione Biden la pressione per il conseguimento di questo obiettivo si è allentata, anche se poi è arrivata l'invasione dell'Ucraina a restituire attualità al problema della difesa comune, della tutela della sicurezza. Adesso Trump in campagna elettorale lo ripropone raccontando un aneddoto di un episodio che sarebbe avvenuto durante una riunione NATO, un vertice NATO del 2018. Uso il condizionale perché i racconti di Trump non sono sempre molto accurati, quindi magari qualche particolare o qualche, come dire, accento non è proprio quello che è accaduto. Del resto non era mai venuta fuori questa storia in questi termini, che adesso usa Trump per raccontarla. Comunque dice: un capo di Stato, un leader di un paese importante della NATO mi chiede: ma se noi non paghiamo, voi non ci difendete? E io gli rispondo: se tu non paghi, sei inadempiente, io non solo non ti difendo, ma dirò a Putin di fare quello che vuole con voi, perché noi non ci impegneremo per difendervi. E detta così, una palese violazione dello spirito della NATO e anche dell'articolo 5 del Trattato dell'Atlantico del Nord, che vincola tutti i paesi aderenti alla difesa comune, ovvia la levata di scudi che c'è stata, ma magari ne parliamo tra un istante. Va però detto, per riportare le cose alle dimensioni della campagna elettorale, che Trump fa questo discorso ai suoi sostenitori, che infatti lo applaudono in modo, come dire, quasi entusiasta, perché lui dice la cosa che il suo pubblico vuole sentirsi dire: l'America fa per sé e non butta via i soldi per i suoi alleati, e non ne subisce un danno, perché è vero che l'amministrazione Biden, i liberal, i diplomatici e le persone con la testa sul collo di mezza America lo contestano e dicono che è una posizione inaccettabile, ma i suoi elettori e coloro a cui lui si rivolge invece lo approvano e condividono queste sue affermazioni.
Gian Piero, anche perché effettivamente i paesi membri dell'Alleanza Euroatlantica si sono impegnati prima in Galles nel 2014, poi a Varsavia nel 2016 a rispettare e raggiungere questi obiettivi, però ci sono dei paesi inadempienti, tra cui anche l'Italia, che in realtà hanno in programma di raggiungerlo abbastanza tardi questo obiettivo. L'Italia in particolare nel 2028, prevedendo circa 13 miliardi in più ogni anno, attualmente siamo all'1,46%, che diciamo, insomma, è abbastanza lontano dall'obiettivo del 2%. Sì, è vero, non c'è dubbio che i paesi europei hanno una difficoltà ad adeguarsi all'obiettivo del 2%. È anche vero che se i paesi europei, al posto di dissipare parte delle loro risorse in interventi doppione l'uno dell'altro, mettessero insieme le loro forze in una coordinamento di difesa europea, spendendo gli stessi soldi, otterrebbero risultati migliori di quelli che ottengono, attualmente, e quindi forse l'obiettivo potrebbe essere quello di spendere il 2% come difesa europea e non il 2% nazionale, ma questo, non appartiene al presente, è un obiettivo che si potrà magari conseguire in futuro. E se Trump dovesse diventare presidente degli Stati Uniti per la seconda volta e se dovesse portare avanti questa sua linea così aggressiva nei confronti della NATO, magari farà da pungolo agli europei perché siano più efficienti e anche più autonomi nella garantire la propria sicurezza. Ciò detto, la cifra e gli obiettivi di spesa sono poi calcolati in modo molto diverso paese per paese, quindi a volte è anche difficile fare dei confronti. Ci sono paesi che ci mettono dentro le spese per la sicurezza interna, le spese antiterrorismo, ci sono i paesi che ci mettono dentro le spese amministrative per la difesa e altri che non ce le mettono dentro. Gli Stati Uniti in questa classifica sono un po' fuori concorso, ma la fetta di spese che gli Stati Uniti dedicano sulla spesa federale, sul bilancio federale, alla difesa è talmente alta da avvicinarli di più alla spesa, anzi, da avvicinarli, da renderli competitivi con le spese dedicate dalla Russia piuttosto che da un paese che non fa il poliziotto del mondo, come qualche volta devono fare gli Stati Uniti o vogliono fare gli Stati Uniti, che intervengono e sono protagonisti su tantissimi fronti, su vari fronti di crisi mondiale. Prima dicevo 11 paesi su 31 che rispettano in realtà lo standard del 2%, addirittura la Polonia va verso il 4% dell'impiego del suo prodotto interno lordo per le spese di difesa, seguita poi da Estonia, Lettonia, Lituania e la vicinanza con la Russia a spingere questi paesi a investire così tanto nel riarmo. Beh, non c'è dubbio che la vicinanza con la Russia e l'esempio di quello che è successo all'Ucraina accentua le preoccupazioni di questi paesi per la sicurezza e li induce a spendere di più, anche se mi aspetto che col cambio di governo in Polonia l'entusiasmo, diciamo, la tendenza a spendere tanto per la difesa possa subire non un arresto, ma un colpo di freno. Però le dichiarazioni che fa Trump vanno in senso contrario. Certo, se Trump dice se non spendete, non vi proteggiamo, non vi aiutiamo, sarà uno stimolo a raggiungere l'obiettivo del 2%, ma non farà altro che accrescere le preoccupazioni di quei paesi di prima linea, i tre Baltici e la Polonia, che hanno una frontiera diretta con l'URSS o con la Bielorussia, alleato dell'URSS, quasi una cosa sola. Scusate, con l'URSS, alleato con la Russia, reminiscenze degli anni della guerra fredda, alleato con la Russia è quasi una cosa sola con la Russia. Bene, quei paesi saranno ancora più preoccupati e più spaventati, come al discorso che fa Trump, vedo, credo, saranno preoccupati anche la Slovacchia, in misura minore la Repubblica Ceca. Un discorso a parte può essere la l'Ungheria, perché l'Ungheria ha almeno il premier ungherese Viktor Orban ha tra tutti i
premier della NATO e fra tutti i leader della NATO è quello che ha il rapporto più diretto e più amichevole con Vladimir Putin. Lui e il presidente turco Erdogan su un altro fronte e magari per altri motivi. Gian Piero, l'abbiamo riportato. Donald Trump dice esplicitamente che non rispetterà l'articolo 5 del Trattato di Washington se venisse rieletto. E prima tu ci hai parlato di una levata di scudi. Sì, c'è stata una levata di scudi negli Stati Uniti, ovviamente l'amministrazione Biden, un discorso che non è responsabile, un discorso irresponsabile, la stampa libera, un editoriale del New York Times, Trump ci porta a sbattere sul piano delle alleanze internazionali e ci porta a una rottura o comunque a una mancanza di allineamento con quelli che sono da sempre i nostri alleati, ma poi senz'altro una levata di scudi in Europa, a partire dal segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg, che è un norvegese, un ex premier norvegese e che è il più longevo segretario di Stato dell'Alleanza Atlantica e non si sta lì se non si ha anche il gradimento, lo vediamo adesso nelle immagini Stoltenberg, se non si ha anche il gradimento degli Stati Uniti, che dice la NATO rispetterà i suoi impegni. Certo, lo deve dire a tutti i paesi della NATO che l'articolo 5 è tuttora valido, ma dovrà poi spiegarlo e sarà magari più difficile al Presidente degli Stati Uniti se il Presidente degli Stati Uniti dovesse ridiventare Donald Trump. E poi il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che parla di un discorso non accettabile, di un discorso non responsabile. Infine, i responsabili stessi, i leader, gli esponenti politici dei paesi baltici, che qualcuno di loro ha parlato di un discorso puerile, lo sarà pure, però se lo fa un candidato alla presidenza degli Stati Uniti, possiamo anche fare spallucce noi europei. Se dovesse essere il discorso del nuovo vecchio presidente degli Stati Uniti, dovremmo seriamente preoccuparci perché Trump ha sempre dimostrato ostilità nei confronti dell'Alleanza Atlantica, degli impegni che l'Alleanza Atlantica comporta per gli Stati Uniti e del resto ha sempre dimostrato una qualche forma di ostilità per i vincoli internazionali cui gli Stati Uniti sono sottoposti o soggetti per le alleanze e gli impegni che hanno preso. Ricordiamo che è stato Donald Trump a portare gli Stati Uniti fuori dagli accordi di Parigi per la lotta contro il riscaldamento globale, è stato Donald Trump a portare gli Stati Uniti fuori dall'accordo che la comunità internazionale aveva fatto con l'Iran perché non si dotasse dell'arma nucleare e potremmo andare avanti di questo passo. Giampiero, fanalini di coda nelle spese per la difesa a Belgio e Lussemburgo, che addirittura non raggiunge neanche l'1%, 0,76 se non vado errata, maglia nera anche a Parigi, mentre la Germania di Scholz a novembre si impegna a garantire il 2%, unendo anche i fondi previsti per le forze teutoniche, quelle create dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Parigi resta ancora ancorata alla speranza di poter dirigere un esercito europeo, anche se tuttora è un miraggio. Beh, proprio gli esempi che tu fai, Vanessa, sono fra gli esempi che ci portano a riconsiderare la validità delle cifre prese come unico indicatore, perché il Belgio e il Lussemburgo praticamente non ha un proprio esercito, però il Belgio ospita tutte le strutture della NATO, sia il comando militare allo SHAPE di Mons, che è il segretariato generale a Bruxelles. Gliene derivano senz'altro degli oneri logistici, organizzativi, che nessuno gli riconosce come tali. Gli derivano anche dei benefici, la presenza sul proprio territorio di cittadini stranieri, diplomatici o altri ufficiali, che possono avere un buon reddito da condividere con i belgi, però nessuno calcola questa cosa qui. Il Lussemburgo, che è un paese
di dimensioni geografiche e demografiche limitate, ospita per esempio la flotta di aerei AWACS, cioè gli aerei radar della NATO che controllano la situazione, monitorano la situazione su tutta l'area della NATO e ai confini della NATO, e anche questo ha degli oneri e dei vantaggi. Quanto poi alla Francia. La Francia ha una presenza militare in paesi che sono al di fuori dell'area NATO estremamente impegnativa, se la sono cercata loro, per carità, sono le loro ex colonie, e non sempre la loro presenza è vista in modo positivo dai paesi che li ospitano, e qualche volta porta, come è successo recentemente, anche a delle crisi in caso di sommosse, insurrezioni, ribellioni o colpi di Stato, come talora succede. Ma la Francia è senz'altro il paese che ha la struttura militare, la preparazione militare maggiore tra i paesi dell'Alleanza Atlantica, se vogliamo escludere, a parte gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, e può essere proprio la Francia, d'intesa con la Germania, può offrire proprio la Francia, d'intesa con la Germania, il nucleo più forte, più rodato e più solido per una futura difesa europea integrata. Giampiero, per quanto riguarda la levata di scudi di cui parlavamo prima, ancora sulle reazioni, c'è chi ha anche voluto sottolineare questi rapporti un po' ambigui tra Trump Tower e il Cremlino. Sì, è uno dei temi di questa campagna elettorale. Ancora una volta è un tema che mobilita l'opinione pubblica europea, preoccupa l'opinione pubblica europea, ma secondo me non incide sui voti negli Stati Uniti, perché ai trampiani va bene così, e non trampiani non va bene così, ma tanto loro Trump non lo votano. Però questo è un tema che aveva accompagnato la campagna elettorale del 2016, torna adesso. Abbiamo già visto anche in questo programma, mi pare di ricordare, che la campagna di Trump induce Putin, e non solo Putin, induce anche su un altro fronte di guerra aperto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, a non prendere in considerazione le richieste che arrivano adesso dalla Casa Bianca, a tergiversare, a tirare per le lunghe, perché se a novembre cambia il presidente degli Stati Uniti, troveranno un terreno più fertile, un interlocutore più attento alle loro esigenze. Ha già detto più volte Trump che con lui alla Casa Bianca la guerra in Ucraina finisce da un giorno all'altro, e l'unico modo per farla finire da un giorno all'altro, anzi i modi sono due. Uno è che i russi si ritirino, ma questo non è nel potere di Trump e non mi pare nelle intenzioni di Putin. L'altro è che gli americani cessino di dare aiuti all'Ucraina, e quindi cessino di sostenere lo sforzo militare dell'Ucraina. Sta già avvenendo, perché proprio i trampiani da novembre stanno bloccando nel Congresso degli Stati Uniti gli aiuti all'Ucraina. Se diventa politica dell'amministrazione, l'Ucraina, non dico che può chiudere i battenti, ma può rinunciare o deve rinunciare alla riconquista dei territori occupati e adeguarsi a un negoziato che preveda una sorta di statu quo, in cui, e questo mi pare che sia l'unico modo, dal punto di vista di Trump, di far finire la guerra da un giorno all'altro, cioè smettere di avere delle rivendicazioni favorevoli all'Ucraina di ristabilimento dei confini di prima dell'invasione. L'altro discorso che è connesso a questo è la vicinanza anche caratteriale, ma è soprattutto Trump che la sente nei confronti di Putin più di quanto Putin non la sente nei confronti di Trump. A Putin, durante un vertice, mi pare a Helsinki nel 2018, a Putin Trump disse: a me l'intelligence statunitense dice che tu ti sei mischiato nella campagna elettorale del 2016, quella che ha portato alle elezioni di Trump, ma tu mi dici che non è vero e io credo a te. Quindi io credo a te, leader autocrate di un paese non democratico, cui non riconosco lo statuto di democrazia, e non credo alla mia struttura di intelligence. È chiaro che è un'apertura di credito molto forte per Putin, ma anche molto urticante
per le strutture di potere degli Stati Uniti e per quello che Trump considera il deep state, cioè l'ossatura portante dello Stato, che lui contrasta e che inevitabilmente finisce per contrastare lui quando dovesse trovarsi al potere. Gian Piero, ancora sul cambio atteggiamento degli Stati Uniti d'America nel teatro ucraino, in realtà abbiamo assistito a un cambio anche in casa Dem, perché i fondi previsti, il piano, no, presentato, i progetti, prevedevano prima aiuti anche per la riconquista dei territori occupati, e adesso però si parla soltanto di mantenere stabili le posizioni che hanno in questo momento gli ucraini. Beh, questo è un passo indietro dovuto in buona parte alla difficoltà di fare passare le misure, cioè si è partiti da un piano di aiuti, da un programma di aiuti che mi pare fosse, cito le cifre a memoria e posso essere impreciso, quindi non prendetele per oro colato, che mi pare fosse di 106 miliardi di dollari che cumulavano oltre 60 miliardi di dollari per l'Ucraina più una cifra per Israele, più una cifra per l'assistenza umanitaria ai palestinesi civili di Gaza, più una cifra per la sicurezza del confine meridionale degli Stati Uniti con il Messico in funzione antimigrazione, in funzione di attenuare le resistenze dei repubblicani. Questo non è andato in porto, altre forme di compromesso non sono andate in porto, si lavora su una formula che non è detto affatto che passi, perché i repubblicani continuano a essere contrari, per cifre minori che siano di mantenimento dello statu quo e non di ribaltamento della situazione. Del resto abbiamo visto che nel 2023 la spallata che doveva venire dall'offensiva di primavera dell'Ucraina non è andata in porto, perché anche le difese russe nella circostanza si sono rivelate efficaci e hanno tenuto le difese delle posizioni acquisite, non le difese delle posizioni di partenza. Trump sta mandando anche messaggi in questa fase, non l'ho detto prima, l'ho dimenticato, ma ha aggiunto attraverso suoi emissari. Non dico che abbia mandato a Mosca Carson Tucker, che è un giornalista a lui molto vicino, un ex anchor della Fox News, licenziato per eccesso di trumpismo che è costato al suo ex datore di lavoro alcune centinaia di milioni di dollari da pagare di indennizzo alle entità che lui di cui lui raccontava cose non vere perché le raccontava Trump. Quindi Carson Tucker è andato a intervistare Putin e gli ha fatto un'intervista che ha fatto un po' da cassa di risonanza delle posizioni di Putin, e si dice che Carson Tucker potrebbe essere uno dei nomi in lista per diventare il vicepresidente di Trump, accanto al nome di alcune signore, alcune politiche americane dichiaratamente trumpiane. Trumpiane e altri nomi. Quindi c'è una oggettiva attenzione di Trump alle posizioni di Putin e questo si traduce in una maggiore ostilità, crescente ostilità dei repubblicani in congresso a dare fondi all'Ucraina. Poi l'altra direttiva che viene da Trump ai trumpiani del congresso è nessun accordo sui migranti, nessun accordo sugli aiuti che possa agevolare l'amministrazione Biden, cioè che possa essere presentato dall'amministrazione Biden come un proprio successo. E se questo è il contesto, dobbiamo aspettare 9 mesi di stand-by nel Congresso americano perché poco si muoverà e poche decisioni potranno essere prese. Gian Piero, brevemente, ci resta poco meno di un minuto, però abbiamo detto cambiano i rapporti con Israele, cambiano i rapporti con la Russia, motivo per il quale Putin e Netanyahu starebbero temporeggiando, non cambiano però i rapporti con la Cina di Xi Jinping, perché abbiamo visto che i blocchi di import sostanzialmente voluti prima da Trump sono stati poi perseguiti anche dall'amministrazione Biden, quindi a prescindere se casa Dem o casa repubblicana, comunque gli Stati Uniti d'America continueranno a vedere la Cina come il loro principale rivale.
Beh, come principale interlocutore rivale economico non c'è dubbio, come protagonista della dialettica geopolitica nel Pacifico, che è un interesse, un oceano di interesse americano, come l'Atlantico, altrettanto. La sorpresa in questo caso, sono brevissimo, è stata più l'amministrazione Trump che l'amministrazione Biden. Le amministrazioni democratiche sono tendenzialmente protezionistiche, le amministrazioni repubblicane sono tendenzialmente liberiste, invece Trump ha adottato posizioni protezionistiche nei confronti della Cina durante la sua presidenza. Gian Piero, un piacere e un onore come sempre averti ospite ai nostri microfoni e speriamo di poter contare nuovamente sulla tua presenza. È sempre un piacere essere con te e su Telecusano e a presto a tutti coloro che ci seguono. Gian Piero Gramaglia, la voce che avete appena ascoltato, giornalista di lunghissima esperienza in Italia e soprattutto per la cronaca internazionale, ci ha aiutato a capire meglio quali sono i retroscena che si celano dietro queste dichiarazioni definite scioccanti che arrivano da Donald Trump. Continueremo a seguire la campagna elettorale per le presidenziali di novembre 2024 qui a Primo Piano ogni lunedì. Per questa edizione è tutto, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata.